Ora do il buongiorno invece adesso a Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi. Giorgio Mulè di Forza Italia. Buongiorno Mulè. Buongiorno a tutti. Allora, io torno naturalmente con Di Stefano un momento sul MES, perché lo vediamo ogni minuto nelle nostre trasmissioni, nelle nostre giornate. Noi abbiamo bisogno di quei 36 miliardi per il momento per affrontare questa emergenza sanitaria? Chi è che ha detto no? Non abbiamo bisogno di quei 36 miliardi, abbiamo bisogno di miliardi. Di miliardi. Ben diversi. Ecco, allora, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Ma la situazione è molto chiara dal nostro punto di vista. E il resoconto dell'Eurogruppo dice che, e l'ha spiegato benissimo Conte ieri in un lungo pezzo che ha fatto per spiegare la situazione, sì, e include tre possono anche piacerci. Uno è una derivazione del MES, che è appunto quel MES light, che se l'ho definito così, soltanto per le spese sanitarie. Ma qui c'è il tecnicismo che ti frega, perché dice che per chiedere il credito non ci sono condizioni, per restituirlo si applicano tutte le condizioni del trattato originario, perché ovviamente per non essere così dovresti andare il trattato originario fatto nel 2011 e quindi ormai ben datato, che è quello che poi ha colpito la Grecia. È chiaro che queste condizioni, noi che siamo sempre opposti proprio alle condizioni del MES, non le possiamo accettare, ma Conte è stato molto chiaro: l'Italia non ha nessuna intenzione di chiedere il MES perché non crediamo di avere un'economia così danneggiata da dover attuare una misura di austerity così pesante come quella imposta alle condizionalità del MES. Poi che ci servono soldi è ovvio, servono a tutta l'Unione Europea, certo. Servono però 1.500 miliardi, non gli 80 che ci sono nel MES in questo momento. Ecco, però non mi sembra esattamente la posizione del Partito Democratico questa. Beh, il Partito Democratico sostiene il governo del Presidente Conte, il Presidente Conte sarà molto chiaro, quindi il Partito Democratico spiegherà eventualmente al Presidente Conte cosa vuole, ma il Presidente Conte l'idea ce l'ha molto chiara, l'ha detto più e più volte. Quindi. Ecco, sa che in questi giorni, soprattutto da ieri a oggi, molti hanno titolato il MES come la TAV. Andiamo verso quella strada, anche diciamo così, nel braccio di ferro che abbiamo vissuto col precedente governo per un anno circa. No, guardi, io credo che chiunque mi conosca sappia che non sono mai stato uno morbido col Partito Democratico, quindi non mi devo nascondere dietro un dito. Credo che in questo momento, specialmente col coronavirus, ci sia una forte unità nazionale attorno al Presidente Conte. Sappiamo la difficoltà che stiamo vivendo come paese e Conte sta gestendo tutto al meglio, quindi credo che col Partito Democratico si riuscirà a parlare come abbiamo sempre fatto ai tavoli di governo e si risolverà il tutto. Credo che neanche il PD voglia imporre agli italiani delle manovre lacrime e sangue sul welfare, sulla società. Stiamo parlando tutt'altro di mettere soldi in tasca agli italiani con il reddito di emergenza, cercando di aumentare quei 600 euro agli autonomi, e lo faremo già ad aprile con 800 euro, quindi tutt'altro rispetto a quello che ci imporrebbe la UE con il MES. Mulè? Che vi devo dire? E questo strampalato dibattito sul MES, surreale, ha detto Padoan. È surreale, l'ha innescato il Presidente del Consiglio quando, tra tante cose che poteva dire, ha ritenuto di dover dire che era uno strumento inadeguato. Dopodiché che bisogna passare dal MES per arrivare ai 1.500-2.000 miliardi che farà l'Europa, perché bisogna accettarlo senza condizioni. Il problema è esattamente l'opposto, cioè si dice si accede eventualmente al MES, ma soltanto se non ci sono condizioni. Cosa ha detto l'Eurogruppo? L'Eurogruppo nel comunicato che ha fatto ha posto le condizioni per le quali questo MES, che sono 34 miliardi circa, cioè il 2% del PIL, che servirebbero soltanto le nostre strutture sanitarie. Ben ha detto, se lo volete nel pacchetto in cui c'è la garanzia della cassa integrazione, i fondi della BEI, i fondi del recovery bond, che è possibile, c'è anche questo pezzetto che vale però 34 miliardi. Ora, siccome noi siamo al 16 aprile e ancora non si è vista una lira nelle tasche degli italiani, nella tasca delle imprese, certo si è visto oggi i primi 600 euro, ci sono 504 mila italiani
accederanno a un euro, caro Di Stefano, lo sai, perché i fondi che avete messo dentro non erano sufficienti. Quindi non diciamo che hanno avuto i soldi degli italiani, diciamo anche che, non avendo dato ascolto all'opposizione, si era detto: guardate che se mettete soltanto 2 miliardi a garanzia dei 200 miliardi per i prestiti non vi basteranno mai. Cosa è successo? È successo che ovviamente, dovendo mettere 3 euro a garanzia di ogni euro prestato, c'è una capienza di soltanto per 350 mila imprese che non prenderanno 25 mila euro. Altra cosa che va detta per chiarezza, cioè 25 mila euro è il massimo che può prendere un'azienda se fattura 100.000 euro, perché può prendere un quarto del fatturato. Quindi se io fatturo, quindi bene, le piccolissime che fatturano per esempio 30.000 euro, ma anche gli agenti di commercio, non avranno 25.000 euro, avranno 7 o quando li avranno? Tra almeno 40 giorni, quando saranno esperite tutte le strutture, scusi. E cosa serviranno? A cosa serviranno questi 6-7 mila euro, visto che arriveranno a maggio, per pagare la scadenza di giugno delle tasse, avendo il governo soltanto posticipato a fine maggio, per pagare le bollette, eccetera. E allora io dico questo: siamo al 16 di aprile. In Parlamento dobbiamo ancora approvare il primo decreto Cura Italia, che ancora non è stato approvato. Il decreto liquidità giace ancora negli uffici legislativi della Camera. Si parla di fase 2, che è fra 15 giorni, non fra 15 anni. E noi abbiamo 240 esperti e non abbiamo ancora le mascherine, i dispositivi di protezione, eccetera. E allora, io non voglio fare quello che fa Cassandra, ma se dopo due mesi ancora noi non abbiamo potuto dare una certezza agli italiani, come pensiamo in 15 giorni di pensare una fase 2 che è due? Andando in Europa come? Con il PD che dice una cosa sul MES e i 5 Stelle che ne dicono un'altra sul MES, no. Viceversa, non era lo strumento che partiva totalmente inadeguato nella conferenza stampa di qualche giorno fa e che ieri è diventato improvvisamente, nelle parole dello stesso Presidente del Consiglio, uno strumento che valuteremo se attivare quando vedremo le condizioni. E allora, voi pensate che un paese abbia una forza europea così forte di rompere 50 fronti? Ho aperto 50 fronti perché ci sono migliaia di fronti aperti, ne aprirei anche 2000. Perché ha fatto un mischione, le stavo per dire che era partito bene parlando di cose tecniche e poi ha fatto un mischione di cose che non c'entrano nulla né col MES e manco con i fondi che abbiamo dato. Peccato, perché finalmente si poteva parlare di cose concrete. Allora, un argomento per volta: i soldi sono arrivando perché oggi, da ieri già eroghiamo i 600 euro, la cassa integrazione arriva sempre a fine mese e i congedi parentali sono stati pagati tutti al 100%, quindi i soldi sì, la cassa integrazione arrivando. Sai che è stata anticipata dalle imprese. Lei è un parlamentare, quindi sa che i decreti sono già in vigore da quando vengono emanati, poi vengono convertiti, ma quindi stiamo già lavorando. Ci sarebbe il piccolo dettaglio che il Parlamento potrebbe correggere, ma voi non lo contemplate. Non insieme che siete anche tutti e due in collegamento. Prima finisce Di Stefano. Sono molto tecniche, quindi parliamo in modo lineare. I decreti sono in vigore da quando vengono emanati, poi vengono convertiti dal Parlamento entro 60 giorni. Poi sia lei ora che tutti quanti continuate a ripetere da due mesi, perché volete creare questa logica della lentezza. Il primo caso è stato scoperto a marzo, è un situazione. E questo è un governo che in un mese ha tirato fuori già 50 miliardi dai suoi fondi senza chiedere soldi a nessuno, quindi non stiamo aspettando l'Europa, noi intanto ci stiamo mettendo i soldi nostri. Dopodiché cerchiamo di ottenere quello che ci spetta dall'Europa, che è un principio sacrosanto che tutti i governi dovrebbero fare. Cosa andiamo a portare in Europa come messaggio? Quello che chiaramente ha detto Conte. Ieri Conte non ha mica detto che ora si valuterà. Ha detto: scusate signori, tutti, opposizione, state parlando di qualcosa che non conosciamo ancora, perché dall'Eurogruppo non c'è una definizione dettagliata di quali saranno le condizioni ancora, che si discuteranno al Consiglio quando arriveranno i tre documenti tecnici che ha elencato il Presidente. Quindi il Presidente ha detto semplicemente: aspettate che ci siano quei documenti e poi parliamo tecnicamente di quei documenti, che mi sembra una cosa ovvia e saggia, voglio dire, non ci vuole quindi un genio a capirlo, Di Stefano, no? Per capire il mandato del Presidente del Consiglio qual è?
Esatto. Il mandato è sicuramente di non accettare un MES con le sue condizionalità, questo è ovvio. Però quello che ha detto il Presidente, essendo una persona molto tecnica, è: guardiamo i tre documenti a supporto della misura, li parliamo, li discutiamo in Parlamento, il Parlamento mi dirà cosa fare, perché non ci dimentichiamo che, come diceva anche Mulè, è il Parlamento che legifera, il governo esegue. Ok, fatemi sentire Velardi su questo punto, insomma, non ha senso discutere ora il MES, e poi abbiamo sentito qual è l'iter, secondo appunto le parole di Magno Di Stefano. Allora, nelle ultime parole di Di Stefano, però, forse c'è una piccola chiave per risolvere almeno, diciamo, la partita sul piano dialettico, diciamo così, tra maggioranza e opposizione, nel senso che se arrivati questi tre chiarimenti, posto che arrivino rapidamente, si va in Parlamento e si discute, la questione si scioglie lì, ma a maggior ragione, quindi si va in Parlamento? Ha annunciato Conte ieri stesso, E comunque prima del Consiglio europeo il Presidente va sempre in Parlamento a riferire. Allora le opposizioni tranquillizzate, il governo troverà una linea di azione comune, diciamo questo è il modo per uscire da una situazione che sinceramente è poco simpatica comunque per gli italiani, perché assistere a un nuovo inizio della rissa politica classica italiana in un periodo di emergenza come questo non è una buona cosa. Questo è quello che io mi sento di dire a chi governa, a chi fa opposizione. Dopodiché, se si prende un impegno ad andare rapidissimamente in Parlamento una volta che siano arrivati i chiarimenti dall'Europa, vabbè, aspetteremo qualche giorno, non è questo, diciamo, il punto. Ma facendo leva sulle ultime parole di Stefano, certo. Mi pare no, del Presidente di ieri sera, Perché Mulè, il fatto è che le opposizioni invece vorrebbero un voto in aula subito, e invece, appunto, come diceva anche Di Stefano, martedì alla Camera è prevista un'informativa, se dico bene, non le comunicazioni di Conte, quindi senza voto. Due giorni dopo ci sarà la riunione dei leader dell'Unione Europea, e invece le opposizioni volevano il voto in aula prima, se ho capito bene. Ma non è che lo volevano le opposizioni, anche qui tutte le volte che il Presidente del Consiglio partecipa Consiglio europeo riceve un mandato dal Parlamento sulla base di risoluzioni che vengono votate e si dice al Presidente: bene, il Parlamento ti affida questo mandato all'interno di questo perimetro, ascoltate le tue comunicazioni per andare a sostenere queste cose in Parlamento. Questo succede sempre. Qualcuno mi spiega perché questa volta invece il Presidente del Consiglio deve andare con una carta in bianco senza riceverla? Probabilmente perché il PD e 5 Stelle la vedono diversamente. E poi fatemi dire, molto bene. E allora, siccome, come dire, siamo tutti sufficientemente, come dire, onesti per riconoscere le cose come stanno, diciamo quello che sempre avviene, e cioè il Presidente del Consiglio riceve, come giusto che sia, un mandato dal Parlamento, questa volta non lo riceverà e andrà con una carta in bianco a fare non si sa che. Secondo, i 50, i 100 miliardi messi, come diceva Di Stefano, in realtà, ricordiamocelo, è grazie posizione responsabile, perché inizialmente erano 3 miliardi e mezzo, sono diventati 6, gli abbiamo detto di farne 30, ne hanno messi 25, gli abbiamo detto guardate che ve ne servono almeno 100 di scostamento di bilancio per dare garanzie agli italiani. E l'ultima cosa sui decreti, sì, i decreti sono in vigore, però non una prassi che si chiama democrazia vorrebbe che quei decreti venissero discussi nelle Camere, e invece no, perché sul primo decreto è stata messa non votando alcun emendamento, sul secondo, su quello che arriva adesso alla Camera vedrete che rimetteranno la fiducia, e quindi alla fine il Parlamento diventa una buca delle lettere di una Presidenza del Consiglio che agisce nel nome non di un mandato parlamentare ma di un mandato di una maggioranza che non accetta nessun confronto con l'opposizione, come se noi volessimo sabotare l'azione del governo, se fossimo i disturbatori. Noi chiediamo soldi alle imprese, ai lavoratori, alle strutture sanitarie, chiediamo certezze, tutte quelle certezze che, se il primo caso è avvenuto all'inizio di marzo, caro Maglio Di Stefano, sono passati 45 giorni e dopo 45 giorni non possiamo ancora almanaccarci sulle mascherine, se ci sono o non ci sono, sui soldi che sono arrivati ieri o oggi, non soltanto non a tutti gli italiani, ma soltanto una parte degli italiani, visto che ce ne sono milioni di altri che ancora non ce li hanno. Vedi, allora, questo significa...
faccio rispondere, non è uno sport, no, la faccio rispondere dopo la pubblicità, se no devo interromperla e non voglio, però è anche vero, onestamente, e vale per tutti, che è un paese che si trova a gestire qualcosa che era impensabile per tutti. Dopodiché, certo, insomma, un mese e mezzo per cercare delle mascherine o comunque averle per tutti è un po' troppo. Dopo la pubblicità. Allora, io dovevo fare naturalmente replicare il rappresentante Maglio di Stefano e 5 Stelle. Scusate, stavo cercando l'agenzia di Salvini che ha detto poco fa: Conte martedì fa un'informativa in Parlamento senza voto. Le informative si fanno a scuola, non è normale che il Parlamento non possa votare su quello che Conte dovrà in Europa. Per me il MES è inutile, è dannoso, vorrei che il Parlamento votasse. Di Stefano. No, io lo ribadirò fino alla morte. È curioso, visto tra l'altro la sua posizione, visto che sa perfettamente come funziona il Parlamento, sa perfettamente che, che ci sono le informative anche prima di andare al Consiglio europeo, sa perfettamente tra l'altro che il MES non è stato mai richiesto la sua attivazione, di conseguenza su cosa dovrebbe votare il Parlamento? Il governo non sta andando ad attivare il MES, sta andando il Presidente a vedere qual è il dibattito e a contribuire al dibattito per capire quali strumenti avere a disposizione. Vogliamo dire una cosa molto chiaramente: perché c'è il MES anche tra quei punti dell'accordo? Perché se il paese, l'Italia, non Conte, se l'Italia vuole una sponda di paesi che la aiuti a poter creare gli euro bond, deve dare a quei paesi quello che loro vogliono. Altri paesi della sponda vogliono attivare il MES, scelta loro. Quindi è normale che Conte non fa la crociata contro il fatto che il MES sia tra quegli strumenti. Ha detto che non lo attiverà, ma che altri paesi lo vogliono attivare è un loro diritto. Quindi c'è anche questa logica, ed è il motivo per il quale la geometria variabile del Consiglio europeo fa sì che un voto oggi sul Consiglio non avrebbe senso, perché cosa voti? Non c'è qualcosa, un documento da votare in questo momento, non c'è qualcosa che si sta andando a firmare. È semplicemente un portare avanti un dibattito avviato ormai da più di un mese e mezzo. E voglio dire, Salvini continua a fare la sua propaganda, il suo racconto, poi ci dovrà spiegare un giorno com'è che quando il MES fu creato nel 2011 la Lega era nel governo con Berlusconi, tutte cose che ormai sappiamo, ma non ci stupiamo più di quello che dice Salvini, metà è falso e l'altra metà è strumentale, quindi mi sono abituato a tutto. Senta, Di Stefano, volevo chiederle una cosa, allargando, diciamo così, uscendo dal MES alla situazione che viviamo adesso, che vive la Lombardia, perché proprio questa mattina è al fatto che la Lombardia, no, vuole riaprire e comunque fare un passo in avanti, perché anche qui ci sono due posizioni ovviamente diverse. Buffagni, che è viceministro al MISE, dice che sarebbe un errore anche andare in ordine sparso, no? Rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese. Invece per Salvini sarebbe un segnale di concretezza, quindi insomma, si rischia, e c'è il rischio che la politica con le sue divisioni possa complicare la situazione in una regione che è già abbastanza, insomma, sotto pressione. Sarebbe troppo facile dire che Salvini ha detto già tutto il contrario di tutto. Riapriamo, chiudiamo, dice sempre l'opposto di quello che dice il governo. Io so soltanto che noi ci siamo affidati a un comitato scientifico che ci dice quando è il momento per poter fare alcune scelte, e su quelle ci regoliamo. Per questo la fase 2 al 4 maggio, e la fase 2 sarà regolamentata da logiche scientifiche, non dall'umore di Salvini o del presidente Fontana. Non voglio fare un attacco politico, io so soltanto che proprio la Lombardia, che è la regione col più alto numero non solo di contagi ma di morti in proporzione ai contagi, non può certamente pensare di ripartire come se nulla fosse all'improvviso. Io mi occupo di aziende ogni giorno, in questi giorni stiamo facendo 12 tavoli con tutte le categorie imprenditoriali italiane, e tutti mi dicono ovviamente che ci sarebbe la necessità di ripartire, ma loro stessi mi dicono attenzione a come ripartiamo. Cioè, questo è un argomento da tenere fuori al dibattito politico, è un argomento scientifico, e sono fiero del fatto che il Presidente del Consiglio si stia muovendo in questa logica, anche col Ministro della Salute ovviamente. La Lombardia riaprirà sicuramente quando ci saranno le condizioni per farlo. Mulè, lei che ne pensa? Io intanto ribadisco, non triccio delle opposizioni chiedere che il Presidente del Consiglio vada in Europa con un mandato del Parlamento, perché tutte le volte, ripeto, tutte le volte che è andato in Europa ha sempre chiesto al Parlamento
un voto sul mandato. Siccome Conte prima ha detto che lo strumento è inadeguato, ieri ha detto che invece valuterà alla luce del dibattito, io da parlamentare vorrei dire al Presidente del Consiglio entro quale perimetro deve stare, quanto si può allargare sul MES o quanto si deve... Punto. Questo disturba la maggioranza, lo capisco, perché siccome oramai siamo in una dittatura della maggioranza, perché non ascolta, non vuole neanche confrontarsi in Parlamento sui decreti, neanche per andare in Europa, e allora sì, questo io non lo accetto e quindi lo ripeterò fino a quando avrò voce. E quindi secondo me è uno strappo parlamentare democratico il fatto che per la prima volta il Presidente del Consiglio in questo momento va in senza avere un mandato votato dal Parlamento. Sui tempi delle riaperture, e allora anche qui cerchiamo di essere seri, si è deciso di riaprire le librerie. Ora, a me va bene tutto, lo dice uno che è stato 30 anni nei giornali e quindi abituato a lavorare con le parole, quindi è felice di ciò. Ma voi pensate davvero che nella scala delle priorità e con tutte le ovvie disposizioni sanitarie una libreria sia diversa a una fabbrica di artigiani dove lavorano due persone e dove invece non entrano 40 persone al giorno? Allora, a me va bene la scienza e alla scienza io mi ispiro, però qualcuno mi dovrà spiegare perché un falegname, un artigiano non può lavorare nella sua bottega, mentre invece i librai possono ricevere 60-80 persone, poi in realtà fanno uno scontrino se gli va bene in 4 ore. Ma detto questo, o perché i negozi di bambini possono aprire la settimana in Campania, tutti i giorni altrove? E allora anche lì, se solo ci fosse condivisione da parte del governo, volontà di ascolto, volontà di decidere insieme le cose che vanno fatte per il bene del paese, non per il bene di Forza Italia o dei 5 Stelle. E allora, se invece l'atteggiamento è quello di dire andiamo avanti per la nostra strada, sul MES facciamo così, in Europa facciamo colà, i soldi li abbiamo, non abbiamo bisogno di niente, eccetera, poi alla fine 240 esperti, ma quando li metti d'accordo pensando che fra due settimane, come ha giustamente detto Di Stefano, parte la fase 2, ma se ancora siamo qui alla fase 0, in questo momento il governo rischia solo una cosa, di uscire fuori fase, e fuori fase ci va poi l'Italia, che avrà già nella migliore delle ipotesi un decremento del PIL di 9 punti. Sapete quanto sono in miliardi? Sono oltre 150 miliardi di euro soltanto. Insomma, e noi qui stiamo ad almanaccare sul MES, sul ma non è che mi consola se in Europa perdono 150 miliardi. No, non è che la consola, ma è evidente che allora è una tragedia che... se io perdo 150 miliardi, ma non consola neanche me. Il debito pubblico è di 2450 miliardi. Sto finendo. E voi che mi avete bloccato finora dalla TAV alla TAP a tutte le grandi opere, e io ho paura di... Non è che ho paura dei 150 miliardi che l'Italia perderà, ho paura che voi non avete la capacità, come state dimostrando, di far risollevare questo paese. Posso avere paura o non mi è concesso? Sì, sì, è concesso. Con tutto il rispetto, lei può avere paura di chi vuole. A me interessa che tutti gli altri paesi europei stanno pigliando esempio dall'Italia. Invece gli italiani in questo momento, e lo dimostra l'indice di gradimento del Presidente Conte, hanno fiducia in questo governo, e questo mi rincuora. Allora, hanno fiducia di cuore, non perché l'indice di gradimento sia alto. Io quello che dico semplicemente è che la differenza tra regione e regione se la deve prendere con i presidenti di regione, perché purtroppo purtroppo per fortuna è un punto di vista. Il titolo quinto della Costituzione prevede che le regioni abbiano autonomia sulla sanità. Di conseguenza è così, dobbiamo necessariamente dialogare e non è mai facile aspettate farlo. Perché poi appunto